Perdere il secondo posto in questa sciagurata maniera non fa male di più. Perdere l'occasione di rientrare in gioco e studiare meglio le future agguerrite avversarie che lottano per la B non può essere gettata alle ortiche come ha fatto l'Avellino al Simonetta Lamberti. Contro una squadra già retrocessa, quella metelliana, proprio non si può. Ed ecco che sulla coscienza la mancata conquista della seconda posizione dovrebbe avercela il tecnico Piero Braia. Anche contro la Cavese avrebbe dovuto schierare il miglior Avellino. Invece poi sappiamo purtroppo tutti come è andata a finire. Un risultato che però ha visto giganteggiare in difesa Giuliano Laezza, il ritorno dal primo minuto del capitano dopo 10 mesi contro la squadra che lo mise KO è incoraggiante. C'è qualche ruggine legata all'inattività, ma è fisiologico. Bentornato, capitano! Sempre tra i migliori Giuseppe Carriero, primo squillo stagionale con la maglia dell'Avellino per l'ex Monopoli. Spiritato e ispirato, segna il momentaneo vantaggio e sfiora almeno altre 2 volte la doppietta. Nel finale serve ad Angelo un pallone d'oro che il compagno schianta sulla traversa. Sei un top player. Bocciato ancora una volta il reparto offensivo e per la seconda volta in poco tempo Emanuele Santanilo, l'ex Picerno, è disattento. Si perde Calderini che lavora di sponda per il gol del pari di Marzupio. Evanescente. Per la prima volta in questa stagione tra i flop c'è Piero Braia, il tecnico di Grosseto, perde la bussola effettuando a sorpresa un turnover, poi il risultato fatale ai lupi. Nel post gara non fa dramma, ma adesso il tempo degli esperimenti è finito. Dalla prossima gara o si è dentro ed in corsa per la B o si è fuori.